13 gennaio, bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro ed Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia, anche durante il weekend. Oggi introduciamo un amico di Eduradio che abbiamo spesso intervistato, e infatti vi mandiamo in replica una sua intervista, e ci riferiamo a Zero Calcare, Michele Rech, che più di una volta è venuto ai nostri microfoni anche perché ha un rapporto di prossimità in qualche modo con il carcere, non fosse altro perché veramente abitando a Rebibbia è proprio vicinissimo proprio alla struttura carceraria. E, Alessandro, ti saluto e ti coinvolgo proprio perché sai che Zero Calcare poi non è più voluto andare a Lucca Comics, tirando fuori, scatenando una polemica immensa. Ciao Antonella e ciao a tutte e tutti. Sì, assolutamente è stato al centro delle discussioni dell'opinione pubblica nelle ultime settimane perché ha rifiutato di andare a Lucca Comics, rifiuto dovuto alla presenza del simbolo israeliano dello Stato di Israele sul volantino del Lucca Comics. Infatti lo Stato di Israele è uno degli stati partner dell'organizzazione del Lucca Comics e quindi per una questione di coerenza politica e personale Zero Calcare ha deciso di non andare, suscitando tante discussioni su questa sua scelta, che comunque rimane una scelta personale al di là di quello che ognuno possa pensare. In ogni caso, questo fa parte del suo personaggio e lo sa anche la sua casa editrice, Bao Publishing, che ha appoggiato la sua scelta, che appoggia tutta la sua linea editoriale. Liberi Dentro e Radio TV oggi ha un ospite che in qualche modo frequenta il carcere e che in questo momento si rivolge alle persone ristrette, perché lo sapete che il nostro programma si rivolge soprattutto a voi che ci seguite dai 10 istituti penitenziari dell'Emilia Romagna. C'è qui con noi Zero Calcare, e che ci racconterà un po' del suo lavoro, di quello che fa, delle storie che scrive. E siccome Zero Calcare è intergenerazionale, perché ormai ce lo guardiamo tutti, ce lo seguiamo tutti, allora io lascio la parola al mio collega Alessandro, però prima di tutto saluto Michele. Ciao Michele, grazie di esserti, diciamo, reso disponibile. Grazie a voi. Vai Ale. Allora, innanzitutto, anche se nella civiltà libera, per così dire, ti conoscono tutti, è difficile che dentro, quando si è ristretti, la letteratura sia aggiornata con i tempi. E quindi ti chiediamo di presentarti nella maniera più libera che tu voglia e descriverti un po' chi sei, che cosa fai e anche perché, come mai questo nome Zero Calcare? Parto dal nome perché è la cosa più stupida, in realtà mi vergogno abbastanza, nel senso che quando avevo 17 anni dovevo scegliere un nickname per un forum su internet. C'era la pubblicità del prodotto, quindi la Life Red Astiro, ho scritto Zero Calcare, così non Zero Calcare. Poi mi è rimasto addosso, se sapevo che a 40 anni ancora mi presentavo così, forse lo sceglievo meglio. E per il resto sono un fumettista, nel senso che poi ho cominciato, cioè disegno da sempre, ma è diventato un lavoro abbastanza tardi, a 28-29 anni prima. Tutt'altro. Ho fatto un po' di libri, ho studiato anche abbastanza bene, prima raccontavo soltanto storie autobiografiche più o meno divertenti dei fatti miei, poi andando avanti per tempo, siccome poi sono cresciuto negli spazi occupati e c'è sempre avuto anche un rapporto con la politica, il mondo che ci stava intorno, eccetera, a un certo punto quel tipo di argomenti sono entrati all'interno della produzione mia, quindi ho fatto anche dei libri che raccontavano un viaggio in Kurdistan, in particolare nel nord della Siria, quando c'era l'assedio dell'ISIS alla città di Kobane, eccetera. E poi di recente ho fatto una serie animata su Netflix, che è un po' una roba su cui ho lavorato negli ultimi due anni. Più o meno questo è la roba mia. Okay. E quello che ti chiedo è proprio questo rapporto con la politica, con la società, con i temi sociali. Quando è nato e come è nato? Allora, è nato in realtà quando ero ragazzino, nel senso che intanto io sono nato e sono cresciuto in un quartiere in
cui di fatto non c'è sta niente, nel senso che non ci stanno. Io sono andato a Rebibbia, nel senso proprio a ridosso del carcere di Rebibbia, e è l'unica cosa per cui il quartiere di Rebibbia è conosciuto, è sostanzialmente il carcere, cioè non ci stavano cinema, librerie, spazi di aggregazione, pub o cose di questo tipo. E quindi in realtà gli unici posti dove uno poteva vedere un film, sentire un concerto e cose del genere erano spazi occupati da ragazzi del quartiere qualche anno prima, e che era il centro sociale della Torre sostanzialmente. Quindi in realtà io ho avuto un impatto lì a 14 anni. L'unica cosa in cui l'unico posto in cui potevo uscire a regia, un accesso alla cultura, era quel posto lì, che era un posto comunque molto politico pure. Quindi in realtà ho imparato tutta una serie di cose sul mondo lì, e c'era la questione del carcere, perché fa vuol dire che in quel quartiere chiaramente era centrale. Io da 17 anni così mi sono avvicinato alla Radio Rossa, che è una radio romana che ha un rapporto molto stretto con il carcere. Per tanti anni uno dei redattori era Salvatore Ricciardi, che si è scontato 20 anni di galera e che stava lì in radio per poter uscire, cioè si faceva, diciamo, le ore di lavoro in radio e tornava a dormire in carcere, e gestiva l'altra una trasmissione settimanale, conta proprio di aggiornamento su quello che succedeva in carcere settimanalmente, riguardava il centro, cioè, sono termini molto vicini pure a qui dove siamo adesso, e però è quello che mi ha un po' formato, nel senso che poi anche il mio rapporto col carcere con dentro è stato, veniva dai racconti di Vittor Lante, se era per dirci, eccetera, quindi il mio rapporto con la politica nasce un po' così. E questo in realtà è anche il nostro sogno di noi di Eduradio. Vogliamo un giorno avere la possibilità di creare proprio una radio e una televisione magari che prendano il lavoro in carcere, per quindi con i detenuti magari in esecuzione penale esterna, che di giorno vengono a lavorare con noi e poi di notte ritornano. E quello che ti vogliamo chiedere adesso è, continuiamo a parlare di carcere quindi, e ti chiediamo quali sono, considerando anche quello che hai scritto, il tuo fumetto La Voragine, uscito sull'Internazionale, quali sono le tue sensazioni, i tuoi pensieri sul regime del 41 bis, tanto chiacchierato in questi giorni? Allora, diciamo che non è tanto scollegabile da quello che mi sembra il problema del carcere in generale, nel senso che io ho l'impressione che noi siamo riusciti all'interno di un sistema mentale in cui ci siamo appunto riusciti dentro, in cui ci sembra che il carcere in qualche modo sia un'istituzione impossibile da mettere in discussione, cioè come se fosse un dogma della società, cui chi sta dentro se l'è meritato, non si deve fare vacanza e non deve andare con 5 stelle, e quindi tutto quello che succederà dentro in qualche modo sia società, eccetera. Posto che questo chiaramente è più lontanissimo anche dall'interpretazione della giustizia del carcere, che dovrebbe essere appunto un luogo anche di rieducazione, eccetera, ma io ho l'impressione che non è neanche poi, io neanche mi riesco a immaginare pienamente una società senza carcere. Dopodiché penso che se uno comincia a spacchettare il carcere, vedere un blocco che non può essere intaccato in nulla, ma comincia a chiedersi effettivamente ci sono delle soluzioni alternative, delle cose, scopre che in realtà per molte cose delle soluzioni alternative non solo ci sarebbero, ma ci sono, soltanto che spesso poi dipendono dal censo di chi si trova in questa situazione, perché è proprio comune che in carcere stanno due raggini, perché spesso gli stati magari non può scontare la pena in una maniera diversa, non c'è un omicidio dove può farlo, eccetera. Quindi insomma c'è stata tutta una serie di passaggi, perché uno potrebbe dire in realtà per gli stessi reati si possono non fare in carcere intervenendo sulla società che sta fuori. Quindi già questa cosa secondo me ci dovrebbe far pensare un po' a queste cose. E poi c'è la questione del 41 bis, in cui evidentemente quando uno è molto delicata, ovviamente in questo storico in particolare, però io capisco pienamente la necessità a volte di interrompere i legami tra figure apicali della criminalità che non è organizzata e la base esterna, non è che sto scemo, non mi rendo conto di questa cosa.
mi sembra che quanto Miss nasce nel momento di grande emergenza sociale per l'Italia e poi è rimasto invece per sempre ed è rimasto peraltro appunto allargato non più sulle mafiosi, ma soprattutto che alcune di quelle norme non hanno a che vedere con interrompere i legami, ma hanno a che vedere con lo spezzare le persone, nel senso con il, da parte si dice simile alla tortura, perché mi sembra che delle cose che servono proprio a annullare l'individualità, di vedere i cuoci agli alimenti, di appendere fotografie, di non poter fare più di un'ora fuori, eccetera. Non vedo che rapporto c'è con questo. Quindi il tema è che se il punto è che vale tutto pur di far collaborare le persone, e vale anche la tortura per far collaborare le persone, e però allora uno dovrebbe dirlo senza ipocrisia, uscire dalle convenzioni internazionali che dicono queste cose, dice, e dire ok, per far collaborare la gente si può fare anche qualcosa che non ha nulla di costituzionale e che non c'entra con la rieducazione, che è soltanto per pressare l'individuo. È un'interpretazione che a me mi fa orrore, ma almeno ragioniamo a carte scoperte, insomma. Infatti mi inserisco un attimo proprio perché hai citato la rieducazione, no? L'articolo 27 lo prevede, cioè il carcere serve a quello, non serve a buttarci dentro la gente e a lasciarlo nell'oblio. Ora, nella rieducazione c'è anche l'arte, che è questa sconosciuta, nel senso che serve proprio per stimolare, per cominciare anche a rielaborare certe cose. Secondo te, quanto ci può entrare il fumetto, quanto ci può entrare proprio il disegno anche in certi ambiti in cui magari potrebbe essere di grande aiuto? Tu hai fatto per esempio il corso in carcere, ti è mai capitato? No, non ho mai fatto, sono entrato un paio di volte in carcere, non ho mai fatto un corso, ho fatto qualche incontro. Secondo me è una cosa che è molto preziosa da un sacco di modi diversi. Uno è che il fumetto è un linguaggio, nel senso che in realtà è una cosa che se uno lo impara, proprio è uno strumento per dire qualsiasi cosa. Con i fumetti ci si possono fare le storie d'amore, le ricette di cucina, le interviste, ci si può fare veramente tutto, e quindi in realtà è una lingua in più che se qualcuno ha bisogno di esprimersi, di raccontarsi, di raccontare qualcosa che magari con altre parole, io ho fatto i fumetti perché sono una persona molto timida, non riesco a parlare e quindi mi sono orientato tutti per questa cosa qua. E quindi è uno strumento, a chi già c'ha poca voce, secondo me è una cosa in più per quello. E poi c'è che è estremamente economico, nel senso che anche la musica è un mezzo di espressione. In carcere immagino che ci sarà sicuramente dei laboratori musicali, eccetera, però non è che in ogni momento uno ha la chitarra in cella e può mettersi a suonare o a comporre, eccetera. Il fumetto veramente ti basta un foglio di matita e in qualsiasi momento tu puoi fare la tua cosa, non c'è bisogno di registrarla, cioè la disegni, la puoi spedire, la puoi far uscire, eccetera. Quindi secondo me il fumetto, se uno lo impara, è uno strumento preziosissimo proprio per tutti e a maggior ragione per chi si trova in condizioni di ristrettezza. Bene, senti, l'ultima domanda che ti facciamo, anzi è un po' una richiesta. Hai la possibilità di dire qualcosa alle persone ristrette? Che cosa vuoi dire? Reggere botta è l'unica cosa che mi viene da dire, nel senso che poi ho visto situazioni diversissime io nella vita, di persone che ne sono uscite molto male, persone che per fortuna ne sono uscite molto bene, eccetera, e di reggere botta e di pensare che comunque poi c'è un mondo che ti aspetta e insomma c'è già l'altro nella vita oltre alla ristrettezza. Grazie mille. Dopo aver ascoltato l'intervista a Zero Calcare, passiamo la parola all'associazione Leggio. E come sapete, tutti i sabato ci sono dei racconti che i prestatori di voce ci regalano, e oggi Marzio ci legge Oggetti meccanici di Woody Allen. Ascoltiamolo. I racconti di Leggio di Woody Allen, Oggetti meccanici, legge Marzio Bossi. Questa non so se l'avete già sentita. Molto tempo fa, è una strana storia questa,
mi sono trovato a Los Angeles e fui invitato a una festa a casa di un grosso produttore. A quell'epoca c'era in progetto di trarre una commedia musicale dal sistema metrico decimale e così volevano che ci lavorassi io. Mi recai dunque all'ufficio di quel produttore al centro di Los Angeles. Entro in ascensore, non c'è nessuno, non ci sono pulsanti né niente e si ode una voce che dice: «Dica a che piano deve andare, prego». Mi guardo intorno, non c'è nessuno. Sono preso dal panico, poi vedo un cartello che dice che si tratta di un ascensore di nuovo tipo che funziona col sonoro. Basta pronunciare il numero del piano cui voglio salire e lui mi ci porta. Allora dico: «Al terzo, per favore». Le porte si chiudono, l'ascensore parte. A questo punto incomincio a sentire un certo impaccio, perché io parlo, credo, con un leggero accento newyorkese, mentre l'ascensore non ha nessuna sfumatura dialettale. Al terzo piano scendo, mi avvio per il corridoio e mi guardo indietro. Mi pare di sentire l'ascensore fare un commento. Allora mi volto rapidamente, ma le porte si richiudono subito e l'ascensore ridiscende. Lasciamo perdere. Non mi andava di avere a che dire con un ascensore di Los Angeles a quel tempo. Ma non è questa la parte strana della storia, questa è la parte più normale. Non ho mai avuto in vita mia un buon rapporto con gli oggetti meccanici di alcuna sorta. Tutto ciò con cui non posso ragionare, che non posso vezzeggiare e coccolare, mi mette in crisi. Ho un orologio le cui lancette si muovono, chissà perché, in senso antiorario. Ho una lampada solare a raggi ultravioletti che quando mi stendo per prendere la tintarella si annuvola e mi piove addosso. Ho un tostapane che è un bruciapane. Odio la doccia che ho in casa perché basta che un solo cittadino degli Stati Uniti apra l'acqua di casa sua per farmi schizzar fuori tant'è bollente. Ho un registratore a nastro che mi è costato $150 e quando gli ho detto qualcosa mi fa: «Lo so, lo so». Circa 3 anni fa ne ebbe abbastanza. Una sera convocai tutti i miei apparecchi in salotto, dal primo all'ultimo, tostapane, orologio, frullatore e compagnia bella. E così tenni loro un discorsetto. Fui adorabile, esordii con una battuta di spirito, poi veni al sodo. «Non so cosa vi è preso, però dateci un taglio». Mi rivolsi ad uno a uno a tutti gli elettrodomestici per addomesticarli. Fui molto eloquente. Alla fine provai un gran sollievo. 2 sere dopo sto lì a guardare la televisione. Quando ecco che il televisore si mette a saltellare su e giù. Mi alzo in piedi e io parlo sempre prima di colpire. E gli dico: «Credevo di essermi spiegato bene. Qual è il problema?» Il televisore seguitava a saltellare. Allora lo colpì di gusto, lo picchiai di santa ragione, gli diversi l'antenna. Mi sentivo molto virile. Di lì a un paio di giorni vado dal dentista nel centro di New York. Anche lì c'è uno di questi ascensori parlanti che mi fa: «Gentilmente dica a che piano deve andare». E io: «Al 16°». Le porte si chiudono e l'ascensore parte. A un certo punto mi fa: «È lei quello che ha picchiato un televisore?» Mi sentii proprio un fesso, capirete. L'ascensore mi fece andare su e giù, poi mi riportò giù di furia e mi scaricò nel seminterrato gridandomi dietro improperi antisemiti. Ma non è finita lì. Quello stesso giorno telefono ai miei. Mio padre era stato licenziato dalla ditta per cui lavorava da ben 12 anni. Lo avevano sostituito con un apparecchio che faceva tutto quello che faceva lui, solo che lo sapeva fare molto meglio. E non basta ancora. La cosa più deprimente è che mia madre era corsa subito a comprare quell'aggeggio. E ora, dopo aver ascoltato il racconto Oggetti meccanici scritto da Woody Allen, passiamo a una replica. Una replica delle interviste sostenibili di Danilo Cinti
che in questa replica ha intervistato Nicola Armaroli. Sostanzialmente hanno parlato di energia sostenibile e visto che è un tema così all'ordine del giorno, vale la pena riascoltarlo. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. In questa nuova puntata di Interviste Sostenibili torniamo a parlare di energia e lo facciamo in compagnia di Nicola Armaroli, dirigente di ricerca presso il CNR di Bologna, direttore di Sapere, una storica rivista di divulgazione italiana e autore di diversi saggi di divulgazione sui temi che ruotano attorno all'energia e alle nuove tecnologie. Benvenuto Nicola Armaroli e grazie per essere oggi qui con noi. Grazie a voi. Allora, Nicola Armaroli, purtroppo nostro malgrado la cronaca di queste ultime settimane della guerra in Ucraina ha riportato alla ribalta nel nostro paese la discussione intorno ai temi energetici, in particolare alla dipendenza che il nostro paese ha per i consumi energetici, che sono quelli elettrici, ma anche del riscaldamento, del gas, in particolare del gas russo. Allora, con lei partirei proprio da qui e le chiederei innanzitutto di raccontarci se e quanto effettivamente in questo momento storico siamo dipendenti dal gas in generale e da quello russo in particolare, e di raccontarci più in generale qual è oggi il mix energetico del nostro paese. Innanzitutto noi dipendiamo molto come paese Italia dal metano, perché il 40% dell'energia primaria utilizzata in Italia viene dal metano, che è un valore altissimo se pensate che la media europea è del 25%. Siamo valori simili a quelli della Russia, un po' più bassi, però la Russia il metano ce l'ha, noi non ce l'abbiamo. La dipendenza poi dal gas russo è molto forte, perché circa il 40% del gas che abbiamo ottenuto negli ultimi anni viene dalla Russia. E quindi la dipendenza è forte, non ci si può staccare dalla Russia dalla mattina alla sera, questo ormai è evidente. Perché siamo così attaccati al gas russo? Perché sostanzialmente era quello che costava meno e quello che ci conveniva di più. Quindi questa è una dipendenza soprattutto legata a fattori economici. Noi abbiamo una dipendenza analoga, un po' inferiore al 40%, dal petrolio. Il petrolio viene utilizzato principalmente per i trasporti, come in tutto il mondo, quindi una quota superiore al 90% del petrolio va nei trasporti, quindi automobili, camion, autobus, aerei, navi, eccetera. Mentre il metano viene utilizzato almeno in tre settori diversi, che sono il residenziale, a casa nostra, la produzione elettrica, molto importante, e il settore industriale. Quindi la transizione del metano, se volete, più complicata per cominciare a smettere di utilizzare metano, perché coinvolge tre settori tutti importanti, mentre la transizione dal petrolio paradossalmente è più semplice, anche se complicatissima anche quella, perché riguarda solamente il settore dei trasporti. Allora, dal punto di vista invece energetico, di energia primaria, in queste ultime settimane abbiamo sentito parlare, per esempio, il Presidente del Consiglio Draghi, di un eventuale non ritorno ma ripotenziamento del carbone, per esempio. Si è anche parlato di nucleare. E allora le domando, quanto sia auspicabile, credo non sia auspicabile per ovvie ragioni ambientali, ma quanto è realistico e plausibile pensare che si vada in questa direzione in questo momento che apparentemente è così critico per i prossimi mesi dal punto di vista energetico per il nostro paese? È abbastanza implausibile. Allora, primo, il carbone. Se anche noi riattivassimo tutte le centrali attualmente in fase di stop o addirittura di dismissione, noi arriveremo a coprire una quota del 5% della nostra produzione elettrica. Quindi stiamo parlando veramente di quote molto marginali. Abbiamo 7.000 megawatt di potenza a carbone e attualmente la domanda in questo momento, così vado a naso, si può andare sul sito di Terna, sarà attorno ai 40.000 megawatt, quindi parliamo di una quota marginale. E comunque Enel ha detto e ha ribadito che il processo di chiusura delle centrali a carbone non è in discussione per quanto li riguarda, quindi lo faranno solamente se saranno obbligati dal governo. Per il momento il gas russo continua ad arrivare,
e va ad alimentare la guerra, come abbiamo ormai capito tutti, ma continua ad arrivare. Quindi non c'è questa esigenza di reperire il carbone, comunque non darebbe un grande contributo. Per il nucleare ritengo che siano per l'Italia chiacchiere sostanzialmente inutili, perché per il nucleare mancano le condizioni base. Primo sono i siti, il 94% dei comuni italiani è a rischio idrogeologico elevato, quindi è difficile localizzare siti per le centrali e per le scorie. Non abbiamo investitori, tutti parlano ogni tanto di nucleare, ma gli investitori privati non si vedono, e l'elettricità la producono investitori privati, non è lo Stato che produce l'elettricità. E un'altra questione è il tempo: noi dobbiamo decarbonizzare il sistema elettrico entro il 2050, e se anche partissimo adesso con l'idea di ricominciare con il nucleare, prima del 2040-2045 non avremo un solo impianto, ma noi a quel momento dovremo quasi aver finito il lavoro, non cominciarlo. Poi a questo si aggiunge la questione della sicurezza, che è venuta fuori in maniera clamorosa negli ultimi giorni. Leggevo un'intervista di uno dei responsabili dell'ex centrale di Chernobyl, che ha detto: quando abbiamo visto i carri armati nel cortile dell'impianto, abbiamo preso in mano il manuale di come delle operazioni, e il protocollo guerra non c'era. Quindi dopo 70 anni che si parla di nucleare, non è stato ancora pensato che una centrale nucleare un giorno potrebbe, ed è accaduto in queste settimane, entrare in un teatro di guerra, ed è una situazione estremamente pericolosa per una serie di ragioni che ho descritto in altre interviste parlando specificamente di questo argomento. Quindi anche per quanto riguarda il nucleare, diciamo, sono chiacchiere buone tra amici in salotto e al bar, ma in realtà stiamo parlando di niente per l'Italia. Allora, abbiamo parlato di petrolio, abbiamo parlato di gas, abbiamo parlato di carbone, abbiamo parlato non di nucleare, mancano all'appello le rinnovabili. Allora io mi domando, appunto, vista la dipendenza che ci ha raccontato che abbiamo da alcuni combustibili fossili, se questa davvero non possa essere la molla, la spinta definitiva per far partire quella transizione ecologica che da più parti ci raccontiamo che tutti vogliamo fare verso le rinnovabili, che non sia questo la spinta finale, quella che ci porta davvero ad investire in energie cosiddette verdi? Io dico, se non l'abbiamo capito stavolta, dopo due tragedie una dietro l'altra, non lo capiremo mai più. Quindi io proporrei di prendere al volo l'occasione, no? Perché? Perché i flussi energetici rinnovabili, quindi il sole, il vento, e l'acqua che scorre, il calore del sottosuolo, sono le uniche risorse abbondanti presenti in Europa. Non abbiamo idrocarburi, abbiamo pochissimo carbone, non abbiamo uranio, quindi quando parliamo di quello che dicevamo prima, parliamo di niente per noi. Quindi siccome abbiamo capito che avere maggiore autosufficienza energetica ci dà anche una sicurezza di dormire meglio la notte, per intenderci, bisogna che cominciamo ad andare verso dove abbiamo le risorse. Ora, un discorso che io francamente non reggo più è seguente: quando parli di rinnovabili la gente dice non bastano. Ecco, è una solenne stupidaggine, perché la quantità di energia solare che colpisce il suolo europeo, pensate, è enorme, e in 3 ore il sole manda sull'Europa la quantità di energia che l'Europa consuma in un anno. E anche questo Sabato Insieme termina qui, vi salutiamo, vi ricordiamo che potete scrivere a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99, 40128 Bologna. Un saluto a tutte le persone che ci seguono dalle case circondariali dell'Emilia Romagna, continuate a farlo e ci vediamo domani. Un saluto da me, che sono Antonella, da Enea, da Alessandro, da Sofia, da Maria Cristina e da Paolo. A domani, ciao!